ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati gentili radioascoltatori di ANG in radio, Agropoli Generation. In questa puntata parleremo di musica. Sono assolutamente orgoglioso e onorato di ospitare la Fucina dell'Arte. Sono dei ragazzi eccezionali, vecchi amici, conoscenti, ma andiamo subito a presentarli. Allora, io li chiamerò ad uno in modo tale che in collegamento riusciamo a vederli, perché purtroppo lavoriamo ancora, per quanto riguarda la pandemia, in video conference. Allora, Ivan Cassese e Puccio Chiariello, ben trovati. Ciao, buonasera. Eccoli qua, rispettivamente sulla vostra sinistra c'è Ivan Cassese e sulla destra c'è Puccio Chiariello. Salutate di nuovo, ragazzi, in modo tale che i nostri spettatori di Cilento Channel possono vedervi. Ciao, buonasera. E poi a seguire Rocco Basile. Rocco. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Pasquale Riccio. Buonasera, ciao. Eccolo lì inquadrato. E poi Giuseppe Moscato. Ciao. Ben ritrovati. Allora, siamo qui per presentarvi un nuovo disco della Fucina dell'Arte, una etichetta discografica nata nel 2020 e posso dire prettamente cilentana. Vero Ivan? 100% cilentano. Allora, questa etichetta appena nata ha già prodotto un disco dal titolo Dalla Madre Terra al Rock. Vero Puccio? Sì, sì, è questo, eccolo qua. Sì, Dalla Madre Terra al Rock. Allora, io direi di far vedere il video di uno dei pezzi che ha per titolo Waiting for to be alone e poi partiamo alla grande, ragazzi. Okay. Via col video. Waiting for to be alone when the people talk to each other. I'm listening when the sun makes my heart so warmer. 'Cause I feel like a stone, but there's no mother and no brother to listen, but only you and your soul to sharing. I will sing for all, you know what I say. Everything I wanna do is to stay in the middle of your day. Some came close to me, you cannot
E complimenti ai ragazzi della Fucina dell'Arte con questo video davvero emblematico, direi, proprio registrato sulla terra del Cilento per arrivare poi con un messaggio rock. Ho detto bene, Puccio? Sì, tutto bene, tranne la terra del Cilento, è stato registrato nel Matese. Peccato, cioè, pensavo fosse... Cioè, con diciamo, un po' di invidia, pensavo fosse la nostra terra, perché... Il prossimo lo faremo nella terra del Cilento. Ah, ok, me l'hai promesso, quindi... È solo l'inizio. Quindi noi come televisione, come radio, come testata giornalistica, vi staremo alle calcagna per vedere se sarà così. Come si chiama l'autore del video? Giuseppe Iadonisi. Perfetto, perfetto. Della mia zona, quindi provincia di Caserta. E che ha fatto molto, molto bravo, tra l'altro anche musicista, quindi praticamente coglie subito, riesce a capire subito l'esigenza diciamo di ogni musicista, quindi subito praticamente pronto per i suoi video, le sue opere, diciamo. E si vede, perfetto, insomma, che c'è una regia esperta, proprio come si suol dire, quando c'è, insomma, dietro a un video una testa che ragiona, insomma, che vuole quello che appunto è il messaggio debba trasparire. Certo. Allora, raccontaci subito, perché il titolo innanzitutto dell'album, suppongo dalle tue radici per arrivare poi a un messaggio universale che è il rock, no? Sì, ma la musica è già di per sé un messaggio universale, al di là dell'etichetta, insomma, che gli si dà. Niente, questo è un progetto che è nato così, per gioco, con Ivan Cassese. Lui mi ha fatto ascoltare delle sue idee, delle frasi, dei testi, sulle quali poi ho iniziato a lavorare, a metterci, ad aggiustarla, tra virgolette, è brutto dirlo, però è così, a dargli una metrica e a farci la musica. Dalla madre del rock vuol dire proprio questo, diciamo che è una specie di concept album che racchiude un po' quella che è la nostra estrazione musicale, quindi abbiamo, diciamo che è un album completo che parte dai brani più nostrani, diciamo campani, napoletani, in dialetto napoletano, come vedi ce ne sono tantissimi, poi brani in italiano e poi brani in inglese, quindi abbiamo racchiuso un po' quella che è la nostra estrazione, come vi dicevo, in questo album Dalla madre terra al rock. Ecco, allora mi piacerebbe, Ivan, citarli questi pezzi. Sono 10, giusto? 10 pezzi contenuti nell'album. Sì, ci sono 10 pezzi nell'album, di cui 5 in napoletano, 2 in italiano e 3 in inglese. Puccio, cantati tutti da te? Sì, solo, tutti. Sì. Quindi sei bravo a cantare anche in napoletano? Visto che un periodo, un tempo, ho avuto una specie di vocazione, insomma, ho provato con il napoletano, con dei pezzi classici napoletani, ho visto che mi venivano abbastanza bene e perché no, non scrivere anche in napoletano, quindi, che poi dall'altro ci viene molto più facile col dialetto, no? Scrivere... Sì, ma se vogliamo, comunque, anche se vedete i concerti live di Puccio, insomma, c'ha passaggi dal napoletano, per dire a voi tipo Pino Daniele, ad arrivare a Clapton, a Pink Floyd, insomma è uno spettacolo che ha un passaggio grande sulla musica e così abbiamo progettato questo CD. Bene, allora i ragazzi invece che fanno parte del gruppo, sentiamoli, a partire da Rocco Basile. Ciao, ragazzi. Suoni sempre il basso, giusto? Sì, il basso, sì. Allora, che ne pensi? Sei soddisfatto di questo album? Sì, sono molto molto soddisfatto e ti dirò di più, è stata anche una sorpresa perché Ivan non lo conoscevo come paroliere, ecco. Quindi poi diciamo che da questa cosa poi si è sviluppato un po' il tutto e sono soddisfatto soprattutto perché poi come Puccio, insomma, come un po' tutti quanti noi del gruppo, è un percorso che abbiamo affrontato tutti, cioè quindi dalle nostre origini, quindi la canzone napoletana che poi è famosa nel mondo e ci ha dato la notorietà dappertutto, fino a poi a passare ai brani italiani e ad arrivare al rock, che è quello che ci ha accompagnato da sempre, insomma. Quindi è stato bello, è stato veramente molto molto bello. Poi Puccio è un grande, vabbè, io voglio dire, siamo fratelli da generazione, non da anni, da generazioni,
Quindi... 40 anni il segno, anni. Puccio fa segno da 40 anni, ragazzi. Quasi 40 anni, e quindi devo dire che non ho mai avuto problemi nelle sue composizioni, nelle sue idee. Mi ci sono sempre ritrovato, rispecchiato, ed è stato sempre semplicissimo suonarle, perché io lo adoro. Io lo chiamo The King, è il re. Peppe, tu invece suoni le tastiere, e da quanto tempo conosci Puccio e Rocco Basile? Ma allora, Rocco Basile io lo conosco da 35 anni, quindi è tantissimo, suonavamo insieme ancora prima che poi lui ritornasse per cose importantissime quali Sanremo, che hanno condiviso con Puccio Chiariello. Quindi io quegli anni d'oro che loro hanno vissuto li vivevo da amico intimo, e li vivevo davvero con grande trepidazione io per loro, mentre io mi accomodavo appunto a conoscere il Cilento e a suonare in tutti gli ambienti del Cilento in quegli anni. Quindi ci conosciamo da tantissimo tempo. Diciamo che oggi ho un po' il ruolo del collante fra tutti loro, sarà perché sono anche il più grande, ma questo non c'entra nulla. Mi sono dovuto accomodare ad essere il più bravo, perché devo il mio ruolo, oltre quello insomma di essere tastierista e musicista con loro, che per me è un grande onore, perché mi ricollego a quello che diceva Rocco, suonare con Puccio è una goduria, perché è davvero un grande artista, per noi è bellissimo accompagnare un artista come lui. Il mio ruolo, come dicevo, è anche quello del collante, di quello che mette insieme gli appuntamenti, le date, le serate, insomma, ecco, ho anche questo ruolo. E poi mi ricollego sempre a Rocco, che ha detto una cosa importante: anche io non conoscevo Ivan e ho scoperto, insomma, un grande autore, quindi mi fa piacere aver conosciuto anche lui da poco, rispetto ai ragazzi. Bene, invece per quanto riguarda Pasquale Riccio, che è casertano ma ormai è cilentano di adozione, e lui suona la batteria, che devo dire anche questo ai miei telespettatori, sono un appassionato, ma non la so suonare, ma mi ha sempre attirato, e quindi Pasquale, che cosa ci puoi dire? Insomma, ti trovi bene con i ragazzi cilentani? Io inserisco anche Giuseppe in mezzo, perché essendo di campagna possiamo dire che è prettamente vicino alle nostre zone, quindi è la nostra terra. Io ormai sono di casa qua, e per me il Cilento è veramente una cosa stupenda, perché cioè, mi sento veramente a casa. E poi collaborare con questi miei fratelli è il top per me. Quanto sei soddisfatto da 0 a 10 del CD, insomma, dell'album? Io darei un bel 9. Bene. Allora, io direi, per incuriosire anche i nostri telespettatori, di vedere un secondo brano. Non vi dico il titolo, lo scopriremo dopo. Nascerà così un altro fiore sulla sabbia che ha un po' del tuo colore. C'è un'altra poesia tra i tuoi sogni e il mare, ma è nostalgia che poi non ti fa respirare. Nascerà così un altro amore da quegli occhi che sanno parlare, ma se la verità la tieni in fondo al cuore, sarà un fuoco che poi ti darà calore. Ma ti sei chiesta mai cosa resterà di quei momenti che
la tua bellezza io l'ho vista dentro un fiore che porterò con me pensando che sia amore. Ci sarà per te un altro amore che ti scalderà o ti farà morire, ma quando sentirai più freddo in fondo al cuore ti aspetterò qua giù per darti un po' di sole. Ma ti sei chiesta mai cosa resterà di quei momenti che mi hai regalato, sai? La tua bellezza io l'ho vista dentro un fiore che porterò con me pensando che sia amore, amore, amore. Ma ti sei chiesta mai cosa resterà di quei momenti che mi hai regalato, sai? La tua bellezza io l'ho vista dentro un fiore che porterò con me pensando che sia amore. Puccio, parliamo di questo pezzo che è un po' datato, giusto? Sì, abbastanza, risale a 30 anni fa, se non ricordo male. Vabbè, è un brano che di chiare contaminazioni mediterranee, insomma, un po' ispirato della musica che ascoltavo all'epoca, Pino Daniele. Vivevo a Napoli, quindi la musica di Pino Daniele, di Enzo Gragnaniello, e quindi è nato questo brano, Un altro fiore, che parla di un amore mai incontrato, insomma, un amore immaginario. Quindi ho visto questa persona come un fiore, quindi l'ennesimo fiore, da questo ennesimo fiore incontrato è nato un brano. Bene, bene. Io adesso vorrei sottolineare però l'attenzione sulla fucina dell'arte, che devo dire dona nello stesso tempo anche dignità al nostro Cilento, perché avere una casa discografica sul territorio è un vantaggio per tutti, a mio modo di vedere. Sì. Qual è il progetto, Ivan, fondamentalmente, al di là del fatto di sostenere Puccio con tutta la band, ma il progetto principale, ecco, spiegaci perché ti è progetto venuta... principale innanzitutto è di essere autonomi, quindi poterci produrre da soli, ma anche trovare nuovi giovani, nuovi talenti da produrre, da lanciare nel mondo dello spettacolo. Infatti, se visitate il sito www.lafucinadellarte.it trovate altre produzioni della Fucina dell'Arte, che cerca un po' di trovare dei talenti in giro per l'Italia, perché abbiamo anche persone che dalla Sardegna. Insomma, la Fucina dell'Arte cerca, produce e promuove il talento che Puccio, con la sua direzione artistica, indica, e se mi convince io mi lancio. Puccio, dove possiamo trovare adesso l'album che abbiamo appena visto, l'estratto insomma del primo video? Sì, allora fisicamente proprio il CD lo trovate, chiaramente si tratta di una distribuzione indipendente, quindi diciamo i nostri canali sono un po' limitati per quanto riguarda proprio il supporto del CD, però ci ha dato una mano sotto disco ad Agropoli, quindi lo potete trovare lì, oppure sul web. Da Oreste, sì, sotto disco da Oreste. Lo potete trovare sul web, su Spotify, su tutte iTunes, le piattaforme digitali abbiamo caricato. Ecco, ce lo mostri ancora una volta. Siamo
assolutamente curiosi di vederlo. Eccolo qua. Parliamo della copertina. Da dove nasce l'idea? Che cosa rappresenta? Rappresenta la pietra, la terra, quello che c'è, che abbiamo noi, quello che fa parte del nostro paesaggio. È una pietra di il nostro flisci cilentano. Esatto. Cioè, quale che è roccia, che è rock, però rappresenta anche il nostro territorio. Allora, bene, Rocco Basile. Adesso voglio spostare un po' l'attenzione sulle vostre condizioni, sulle condizioni che vivono, che stanno vivendo un po' tutti i musicisti. Però non dobbiamo farlo piangendosi addosso, insomma, no, perché non è vostra abitudine. Insomma, io vi conosco come ragazzi, vi posso chiamare ragazzi perché dentro siete ancora ragazzi. Grazie. Che non si grazie fermano mai. No, ma lo dico davvero con sincerità, pure perché, insomma, si vede dal video, c'è anche una grande maturità nel porvi davanti anche alla telecamera. Insomma, c'è davvero una crescita eccellente negli anni. E che cosa state, insomma, organizzando per poter fare qualcosa nonostante, insomma, le difficoltà? Vi state muovendo in un certo senso anche con altri gruppi, con associazioni di categoria? Non lo so, parlami di questa cosa. Guarda, noi innanzitutto, si evince tranquillamente dal video, lo facciamo per passione e per amore, perché a 50 anni quasi, per me, insomma, ancora ci mettiamo il cuore, la passione, l'entusiasmo, come se fossimo dei ragazzini, insomma. Poi chiaramente, visto il periodo che è difficilissimo per tutti, ma difficilissimo più che per il problema in sé, proprio perché ci sta privando della cosa più importante, quindi la libertà di poterci vedere, di poterci esprimere, di poter suonare, perché per noi è fondamentale questa cosa qua. Quindi nei limiti che ci consentono, stiamo comunque cercando di vederci, di provare dei nuovi brani, organizzare dei nuovi progetti. E grazie anche a Ivan e a Puccio, che hanno creato questa fucina, insomma, di poter dare anche occasione e possibilità a qualcun altro. Insomma, ti ripeto, nei limiti delle possibilità che ci consentono, perché oggi è difficile anche organizzare una prova, perché assembramento per loro su 4 persone, quindi siamo in grande difficoltà, ecco. Però non molliamo mai, perché noi abbiamo il fuoco dentro, è anche un lavoro, ma è prima una passione e un amore, capito? Certo. Giuseppe, tu invece che cosa mi puoi dire in merito a questa difficoltà che abbiamo un po' tutti? Ma riallacciandomi a quello che ha detto Rocco, che sono sacrosante le sue parole, quindi condivido tutto, aggiungerei semplicemente che l'ultimo video che abbiamo fatto è frutto anche, probabilmente, pensandolo positivo, no? Perché c'è da trovarci qualcosa di positivo, che probabilmente in una condizione normale non avremmo trovato il tempo di poter mettere insieme il pensare al video, al disco e tutto quanto. Quindi c'è sempre un lato positivo in questo periodo di assoluto fermo per quanto riguarda il live, ed è quello appunto che Buccio e Ivan hanno fatto e noi abbiamo, come dire, ha consentito e collaborato, quello di produrre, di mettere su materiale che poi si spera di poter esprimere dal vivo. Certo. Pasquale, tu invece, dal tuo sguardo più giovane, suppongo, rispetto agli altri, non meno bravo, ma sicuramente con un'esperienza inferiore per via della tua età, che cosa pensi? Niente, come diceva Rocco e anche Peppe, l'unica cosa che manca è proprio il suonare, di stare con la gente a contatto, perché comunque noi facciamo arte, quindi per noi è importante, cioè, vivere proprio la sensazione del live, e questa cosa ci manca tantissimo. Però comunque questo periodo stiamo sfruttando, tra prove, nuovi arrangiamenti, sai, nuove idee, comunque stiamo sfruttando questo tempo così, e magari uscirà un altro disco, un'altra canzone, quindi, perché poi con loro è tutto facile, è una magia, ogni volta che si mette un accordo, una melodia, cioè subito parte, e proprio questa è la cosa della band, perché adesso un po' è finita questa cosa, adesso tutto si fa facile. E manca proprio la musica come si faceva una volta. Infatti con Puccio spesso ne parliamo,
perché comunque siamo proprio anni 70 noi, cioè viviamo proprio quel sound là, quindi per noi creare musica insieme è la cosa più bella. Grazie Puccio, allora adesso in un certo senso Pasquale ha anticipato la domanda: che cosa hai creato insieme anche a Ivan, visto che è coautore insomma con te, no? Che testi nuovi ci puoi svelare, qualcosina, qualche piccola chicca? No, ancora no, diciamo che abbiamo pronto quasi un altro album, ci manca poco. Vedi. sarà un tantinello diverso dove spero di riuscire a coinvolgere, speriamo di riuscire a coinvolgere anche altri artisti, quindi faremo una sorta di Puccio and Friends, insomma. Bello, sì, molto artisti locali e non. Come vedete alle nostre spalle c'è il cubo della Fucina dell'Arte. dove mi faccio i complimenti perché è una scenografia molto molto rilassante, bella. Davvero complimenti, ragazzi. Grazie. Ne abbiamo bisogno per l'ispirazione, quindi cerchiamo di stare in ambienti tranquilli. Sì. Ok, allora il nostro appuntamento è terminato, però mi piacerebbe un ultimo messaggio da parte di tutti voi. Partiamo da Giuseppe, dai. Il miglior auspicio è quello di ritornare prestissimo al live, quello è quello che ci manca, come diceva Pasquale nell'ultima parte. Quindi ci auguriamo tutti di rivivere e di riproporre l'album che è stato creato in maniera live, quindi con un pubblico di fronte e noi che suoniamo dal vivo. Bene, Rocco Basile? Ma io l'augurio, diciamo, che faccio un po' a tutti, è quello di saper sfruttare questo brutto periodo, perché fra le cose brutte ci dà una cosa bella, abbiamo più tempo per noi, quindi magari di trasformarlo in creatività, in idee, in voglia di progetti, di fare, perché se ci adagiamo su questo problema il cervello impazzisce, non va bene, quindi raga, non molliamo e andiamo avanti sempre più forte. Grazie a Rocco. Pasquale. Che dire, ritorneremo perché la musica è vita, quindi. Bene, e terminiamo con Puccio e Ivan. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare soprattutto ai nostri radioascoltatori e telespettatori? Allora, io spero che tutto questo che è successo, insomma, con tutti i morti che ci sono stati, con tutte le problematiche legate alla nostra patria, insomma, che tutto questo rimanga solo ed esclusivamente un brutto ricordo, dal quale però prendere esempio per non sbagliare, quindi di andare avanti guardandoci indietro, insomma. Io invece consiglio a tutti di seguire concerti live appena ce ne sarà la possibilità, e pace e amore per tutti. Bene, grazie, davvero belle parole. E io ringrazio i ragazzi della Fucina dell'Arte e vi do appuntamento a una prossima volta, sempre con ANG in Radio Agropoli Generation. Ragazzi, non dimenticate di acquistare il CD che potete trovare nel Cilento presso Sottodisco, se volete praticamente toccarlo con mano, che è bellissima la copertina, è davvero, ha un significato unico. La nostra terra è sempre la cosa più bella, la nostra terra, come dice anche il titolo, è come la nostra madre, insomma, quindi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi delle nostre radici e delle nostre origini. Dicevo, potete trovarlo lì oppure andate su Spotify oppure iTunes e lo potete scaricare per ascoltarlo in ogni momento, perché sono davvero 10 brani eccezionali. Grazie, se posso permettermi un attimo, volevamo ringraziare te, Cilento Channel, chiaramente, per questa gradita sorpresa e questa meravigliosa possibilità che ci avete dato, insomma. Grazie veramente, Gianni. Rocco, è stato per me un grande piacere ritrovarvi, perché io dai tempi, insomma, prima ancora dei Doc Rock vi seguivo nei pub e già eravate dei miti, questo lo devo dire. Nei pub
assolutamente assiepati ad ascoltare Puccio, Rocco, e salutiamo anche gli altri ragazzi che prima facevano parte, no, del gruppo con voi. E quindi... adesso ti aspettiamo nel nostro live, così magari. Assolutamente, assolutamente, Pasquale. Non vedo l'ora, anzi vorrei conoscervi proprio di persona, in modo da vivere, perché voi avete questa calamita, no? In modo da farmi vivere proprio l'ambiente della musica, che secondo me è straordinaria. Senza musica, insomma, non c'è vita. Io, soprattutto in questo momento, che più o meno ho l'età di Giuseppe, voglio dire, ascoltando la musica riesco a ricordare i tempi belli e, ahimè, anche quelli brutti. Però la cosa bella è che la musica ti tiene, insomma, viva l'emozione, altrimenti se non come ci dice fosse... una mia amica, sì, la musica prima di ascoltarla bisogna sentirla. Bellissima anche questa, Ivan. Ragazzi, davvero non vedo l'ora di conoscervi. Quando volete, Cilento Channel, Agropoli Generation è sempre qui a disposizione. Grazie ancora a tutti quanti voi. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie. Grazie a te. Alla prossima. Ciao. E alla prossima. Comprate il CD, mi raccomando. Dalla madre terra al rock.